Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, bentornati in un nuovo video. Oggi è una tipologia nuovissima di video, non ho mai fatto questo tipo di video nel mio canale. Oggi ho fatto la spesa grande e ho organizzato tutto il frigo come sempre. Finito il lavoro ero molto soddisfatta e ho detto perché non condividere il lavoro con le ragazze del canale, perché comunque oltre a farvi vedere quello che c'è effettivamente nel mio frigo vi faccio vedere anche come lo organizzo, perché sapete che sono un po' fissata con l'organizzazione e questa mia fissa poi ovviamente la esplico anche nel frigorifero, ma badate bene, non è una fissa fine a se stessa, ma è una fissa perché penso che l'organizzazione semplifichi tantissimo la vita. Piccola parentesi, mi vedete con i capelli lisci, sono stata dal parrucchiere stamattina per tagliarli, ho fatto la piega liscia ma si stanno già increspando perché è normale che sia così e non vedo l'ora poi di lavarli e vedere come vengono da ricci. Chiusa parentesi, andiamo nel frigo. Questo è il mio frigorifero, è della Neff, è un frigorifero stile americano, quindi a libera installazione, in cui nella parte sinistra c'è il congelatore e nella parte di destra c'è il frigorifero. Il congelatore ve lo faccio vedere molto rapidamente perché in realtà non è assolutamente organizzato, ma il congelatore lo usiamo molto poco e quindi non mi interessa che sia particolarmente organizzato. Queste sono le temperature che impostiamo, le posso modificare, ma queste sono quelle standard, quindi meno 18 il congelatore e 4 gradi il frigorifero. Il frigo ovviamente è magnetico, quindi potete attaccarci se vi piacciono tutti i magnetini, i lavoretti dei bimbi, varie cose. Allora io nella parte frontale, come vedete, non tengo praticamente nulla. E qui al lato invece tengo questa lavagnetta con il menu settimanale, questa è una lavagnetta semplicemente magnetica. Anche questa vi piace tantissimo, anche questa l'ho presa su Amazon e la trovate linkata qua sotto. E qua invece ci sono vari ed eventuali, qua ci sono dei fogli perché mi devo ricordare, questo è l'invito al pap test gratuito, quindi ci sono tutte le date, l'ho messo qui così mi ricordo. E qua c'è un blocchetto che in origine era utilizzato per fare la lista della spesa, ma ormai la faccio sul telefono, quindi è lì per vari ed eventuali. E poi c'è sempre attaccato un foglio con delle informazioni utili che ci possono servire. E entriamo nel mio frigo. Piccola panoramica e adesso invece partiamo. Allora, inizio da qua sopra. Questo è il reparto yogurt. Abbiamo questi contenitori, tutti i contenitori che vi nomino li ho acquistati su Amazon, vi lascio linkato qua il video sull'organizzazione del frigo in cui ve ne parlo in maniera molto dettagliata, ma nell'info box trovate anche il link Amazon con tutti i prodotti che ho acquistato e che vi mostro nei video, quindi se cliccate su quel link vi si apre la mia pagina Amazon in cui ci sono divisi per categoria tutti i miei acquisti. Questi sono due contenitori che utilizzo per gli yogurt. Il primo ha tutti gli yogurt di Leonardo, il secondo invece ha i miei yogurt, quindi c'è là sotto lo yogurt greco bianco 0% della Conad. Questi sono due yogurt mousse al cacao con panna della Milk Pro che sono buonissimi, sono yogurt proteici e hanno una tabella nutrizionale ottima. E poi qua ci sono anche gli yogurt di Ale, che invece lui prende sempre gli 0% grassi, però li prende non greco perché non gli piace lo yogurt greco, e i suoi sono al caffè. Qua accanto ci sono tutti gli avanzi che tengo nel primo scomparto perché almeno li vedo bene e non li dimentico, altrimenti rischiate che la roba in frigo ve la scordate e poi va male. Quindi ci sono un pochino di lenticchie, là sotto c'è un po' di cavolo cappuccio e là sopra delle carote lesse. Come vedete io utilizzo principalmente contenitori in vetro, questi qua sono in plastica, però non è una plastica usa e getta, è una plastica abbastanza resistente che comunque mi dura ormai da forse un anno e mezzo e durerà ancora per molto. Là in fondo invece ci sono gli yogurt di Eva, lei prende questi qua da bere, ovviamente delle principesse Disney. Quindi il primo reparto è il dedicato agli yogurt e agli avanzi. Questi due cassettini che vedete qua li ho acquistati su Amazon, sono efficientissimi e efficacissimi, sono veramente solidi perché comunque io li uso e non si sono ancora mai rotti.
super consigliati per aumentare lo spazio del frigorifero. L'unica cosa, considerate che vi fanno spessore e quindi chiaramente se avete molto spazio nelle mensole come me, comprateli, super consigliati, perché comunque vi fanno guadagnare spazio. Se però avete poco spazio, valutate, perché rischiate di perdere spazio piuttosto che di guadagnarlo. Comunque ci tengo, da questa parte i limoni, abbiamo iniziato a raccogliere i limoni dalla nostra pianta, questo è uno, e li tengo qua. In quest'altro invece tengo aglio e cipolla, le cipolle sono finite e qua ci sono due agli appena acquistati. Questi due cassettini ve li consiglio, mi sembra che non costino pochissimo, se non sbaglio li ho pagati una ventina di euro a testa, forse anche 25, ma sono veramente validi, quindi se avete come me molto spazio tra un ripiano e un altro e non riuscite ad occuparli in altezza, ve li consiglio. Passiamo sotto, questi sono tra i contenitori che in assoluto vi sono piaciuti di più di tutte le cose che ho acquistato e effettivamente sono molto comodi, io li utilizzo tantissimo, si trovano, si acquistano proprio in set da tre, quindi è proprio un set e ci sono sia verdi che bianchi, mi sembra, li trovate comunque sempre linkati qua sotto. Questi sono utilissimi per conservare la verdura lavata, qui come vedete c'è l'insalata. Ve li ho aperti perché così li vedete meglio. Allora, qui ci tengo l'insalata che è già tagliata e lavata, pronta per l'utilizzo. In questo piccolo adesso ci sono i pomodorini, molto spesso ci tengo anche i mirtilli. In questo medio invece ci ho messo il cavolfiore, anche questo tagliato, lavato, pronto per essere cotto. Sono comodi perché hanno la vaschetta dentro verde che quindi permette all'acqua in eccesso di scendere nel basso del contenitore e quindi di non stare a contatto con la verdura, e poi hanno anche il tappo che volendo io lo lascio sempre aperto, quindi l'aria può entrare ed uscire, ma volendo si può anche chiudere se preferite. Questi sono veramente ottimi contenitori che utilizzo e sfrutto tantissimo, ora li richiudo e li rimetto dentro. Li ho rimessi su e siccome i cavolfiori non mi c'entravano tutti qua, ne ho messi un pochino anche in un altro barattolino di vetro. Un tempo, se vi ricordate, nei video dell'inverno scorso, i cavolfiori li tenevo sempre qua dentro. Adesso però questo lo utilizzo tantissimo per l'insalata, mi ci trovo benissimo, trovo che sia il metodo migliore per tenere l'insalata e quindi i cavolfiori sono retrocessi al contenitore medio, ma siccome non mi ci entrano ne ho messi un pochino anche in un altro barattolo di vetro. Quindi la parte sopra ve l'ho fatta vedere, i due cassettini, i contenitori per la verdura. Nel ripiano qua sotto ho messo i formaggi e gli affettati. Questi sono due contenitori praticamente identici a quelli che uso per gli yogurt, però sono più piccoli. E allora vi faccio vedere i formaggi che abbiamo. Allora, parmigiano grattugiato, questi sono due etti, un etto 80, ma ci dureranno pochissimo, sapete che siamo enormi consumatori. Allora, questo è il formaggio spalmabile che utilizzo io, che è un formaggio proteico a bassissimo contenuto di grassi. Ora, se siete capitati sul mio canale, probabilmente vi faccio vedere un attimo la tabella nutrizionale, ma per chi mi segue da tanto lo conosce perché ve l'ho fatto vedere anche altre volte, quindi questo lo utilizzo tanto nelle minestre, nelle piadine. Poi qua c'è una mozzarella di quelle di pessima qualità per cucinare e poi questi mini panetti di Philadelphia per i bimbi che utilizzo per loro sempre nelle minestre o quando magari se proprio non hanno mangiato nulla, stranissimo perché poi se non mangiano nulla non gli do mai altro, cioè di solito si mangia quello che c'è a cena, però ecco, in casi eccezionali lo tengo. Parmigiano lo rimetto qua. Qua ci sono altri formaggi. Allora, qua c'è una scamorza che solitamente compro solamente per la pizza, ma questa l'ho comprata per la pasta fillo. Questa è in scadenza i prossimi giorni e la voglio fare con radicchio e scamorza, quindi là c'è la scamorza e il radicchio ve lo faccio vedere dopo. Le sottilette, che in realtà ne sono rimaste solamente due, e poi i miei amatissimi fiocchi di latte, sempre quelli proteici, anche questi se mi seguite sapete che li prendo, li uso tanto, vi faccio vedere anche qua la tabella nutrizionale. Io questi li uso solitamente a pranzo, al lavoro mi faccio sempre l'insalata, la sera faccio questo, ci metto 30 secondi, prendo un po' di insalata, me la metto in una vaschetta, preparo i fiocchi di latte e poi la mattina dopo mi condisco l'insalata, sale, olio e vado al lavoro, e questi sono i miei pranzi velocissimi da lavoro.
Qua c'è la pasta Fillo, io l'ho scoperta pochissimo tempo fa, qualche mese fa, non l'avevo mai sentita nominare, ma da quando l'ho scoperta, in realtà ormai è un po' che non la faccio, ma da quando l'ho scoperta comunque la consumiamo tantissimo, perché la preferisco al 100% rispetto alla sfoglia. È molto meno grassa. Adesso vi faccio vedere anche qui la tabella nutrizionale. Eccola qua. Vedete, praticamente non ci sono grassi, a differenza della pasta sfoglia che è molto grassa. Ovviamente ci sono tantissimi carboidrati, ma è normale che sia così. Allora, chiudo un secondo il frigo, così lo faccio un attimo riprendere, perché non è che va benissimo tenerlo tanto aperto, per fare una piccola parentesi. Allora, una persona, solo una, quindi non è che voglio stare lì a lamentarmi, voglio solo fare una riflessione con voi. Una persona mi ha scritto una volta sotto un video, spero che gli adolescenti di oggi non guardino mai i tuoi video, perché altrimenti, perché sei un pessimo esempio a livello alimentare, perché parli sempre di calorie, parli sempre di grassi e quindi sei ecco un pessimo esempio. Qualcun altro poi ha commentato in maniera, diciamo, non in accordo con questo commento, però volevo fare una piccola riflessione. È vero che io ne parlo tanto, ma ne parlo non tanto per demonizzare certi alimenti, perché voi sapete che in casa mia comunque gira di tutto, girano anche le merendine, io sono la prima che a volte mi concedo, a volte regolarmente a settimana mi concedo dei piccoli stravizi, quindi non mi reputo una persona fissata sull'alimentazione, perché vi ripeto, altrimenti a casa mia tante cose non entrerebbero. Se vi faccio vedere il reparto merendine dei bimbi, comunque è tutta roba non salutare, ma allo stesso modo ci sono delle cose in frigo che non sono salutari, i formaggi non sono salutari, gli affettati non sono salutari. Io vi faccio vedere le tabelle nutrizionali solamente a scopo educativo, diciamo, perché non è tanto il fatto di non fare determinate scelte piuttosto che altre, ma è il fatto di farle in maniera consapevole. Quindi mi piace condividere con voi degli alimenti che secondo me sono buoni e hanno un'ottima tabella nutrizionale, ma non voglio demonizzare gli altri alimenti, anzi, se questa è l'impressione che vi ho dato, mi dispiace, è un'impressione sbagliata. Ripeto, io voglio condividere con voi il mio sapere, che poi è limitato per queste cose, perché ho una laurea in chimica, ma la chimica degli alimenti è vastissima, però un minimo ne capisco, e quindi mi piace condividere con voi queste mie conoscenze, confrontarmi con voi, farvi conoscere determinati alimenti, ma non voglio assolutamente demonizzare il cibo. Ecco, questo spero che sia chiaro, e se non lo era finora, spero di averlo chiarito adesso. Quindi continuerò a farvi vedere le tabelle nutrizionali degli alimenti che secondo me sono validi, ma non per questo voglio demonizzare nessun tipo di cibo, fermo restando che ci sono dei cibi che fanno male, dei cibi che fanno bene, questo è ovvio. L'importante è, quando si consumano dei cibi che non fanno bene, essere consapevoli di quello che si sta mangiando. Stop. Dopo il pippone riapriamo. A fianco dei formaggi ho gli affettati. Allora, gli affettati non ho ancora trovato un modo utile per un modo intelligente e utile per organizzarli. In generale, una volta che li apro, poi li vado ad avvolgere nell'alluminio, perché trovo che in questo modo si conservino meglio, anzi ancora meglio. Una volta che ho aperto una confezione, trasferisco tutto l'affettato sulla carta forno, lo piego nella carta forno e poi metto la confezione di carta forno nell'alluminio. Questo è il metodo migliore per conservare gli affettati, vi durano per molto più tempo. Però in generale, come vedete, io qui non ho confezioni, cioè ho tutto sfuso, e quindi avere gli affettati nelle loro confezioni non mi soddisfa tanto. Ho cercato su Amazon contenitori per mettere gli affettati dentro, ma non c'è niente che da commenti risulti efficace. Quindi, se avete dei metodi o dei contenitori ermetici che funzionano, magari scrivetemelo sotto nei commenti, perché mi interessa molto. E andiamo all'ultimo scomparto. Allora, non so se avete visto, ma diciamo che il frigo è organizzato non casualmente. Chiaramente gli scomparti alti sono quelli che si vedono di più, e quindi qua sopra ci metto le cose che utilizzo quotidianamente. Quindi quei barattoli qua e gli yogurt, e anche, come vi dicevo, gli avanzi, perché devo averli sempre in bella vista, altrimenti mi dimentico che ci sono e rischio che vanno a male. Invece, mettendoli qui, ogni volta che apro il frigo li vedo e mi ricordo di quello che ho. I formaggi e gli affettati non li consumiamo giornalmente, e quindi è giusto che stiano qua. L'ultimo scomparto è quello che chiaramente è meno visibile, e in cui ci teniamo cose che non ci serve sapere che sono qua, perché non rischiamo che vadano a male. In particolare abbiamo il parmigiano,
un bel pezzo di parmigiano. Questo lo comprano i miei suoceri in un caseificio emiliano, se non sbaglio, se lo fanno spedire, e quindi poi regolarmente ce ne danno un pezzo che poi finisce prestissimo. Qua ci sono degli hamburger che mangeremo stasera, poi tra l'altro, quindi non li ho messi in congelatore ma li ho lasciati qua. Questi possono stare qua anche se non li vedo, perché tanto stasera li dovrò cucinare. Voglio farvi vedere quello che c'è laggiù. Queste sono delle bomboniere del battesimo di Leonardo che ha fatto mia suocera. Diciamo, io ho scelto i confetti, la confezione, i fiocchetti, tutto quanto, e poi mia suocera li ha assemblati. Guardate che carini, meravigliosi. Sono qua in frigo per un motivo preciso, cioè dovevamo darli a... ne avevo alcuni da dare a delle persone che non erano venute al battesimo. Poi alla fine questi due ci sono avanzati. Volevo esporli come feci con le bomboniere di Eva. Carina questa con la paperella. Ma i confetti delle bomboniere di Eva, stando esposti, probabilmente erano troppo esposti al sole, si sono tutti rovinati, e quindi la bomboniera ho dovuto buttarla. È un peccato perché era molto bellina, anche quella fatta da mia suocera. E quindi questi li tengo qua in frigo. In realtà potrei benissimo levarli, ma per il momento li tengo lì, perché ogni volta che pulisco il frigo vado lì, li vedo e mi ricordo di quella bella giornata. Molto molto bellini, anche i confetti dentro non erano stati presi solo per il colore, ma avevo scelto dei gusti, avevo fatto tutta una bella ricerca su internet. Molto molto bellini. Comunque, basta sentimentalismi, andiamo alle verdure. Allora, nell'ultimo periodo sto ampliando le verdure che cucino, perché sia Ale che Leonardo mi stanno dando manforte. Eva ancora no, però ci arriveremo. Quindi qui abbiamo un bel radicchio da fare con la pasta fillo. Lì ci sono tre finocchi. Quando io metto i finocchi in questo contenitore gli levo già le punte, perché altrimenti tutto l'erbetta si versa poi nel cassetto, lo sporca, quindi gli levo già le punte, così questo, i finocchi sono pronti per essere tagliati. Le carote, e qua ci sono due broccoli con cui voglio fare la pasta per il lavoro, sia per me che per Ale. Quindi qua ci sono le verdure. Non so se notate l'assenza di zucchine, sto cercando di comportarmi bene e di non acquistare verdura che non sia proprio di stagione, anche se non vi prometto niente. E qua c'è la frutta. Questo reparto è estremamente triste, perché sulle verdure la famiglia sta migliorando molto, sulla frutta no. Quindi c'è una vagonata di mele Fuji, finché le troviamo le compro a chili, perché è l'unico frutto che mangiano i bambini, e io le mangio cotte, ve l'ho fatto vedere in tanti video, cotte con lo yogurt greco, questo qua. Questo è del Conad, lo prendo indistintamente o del Conad o della Faye. Quello che costa di meno prendo. Quindi vagonata di mele, poi ci sono un paio di arance navel, perché voglio vedere se sono buone. A me piacciono belle asprette, mi piacciono succose ma asprette. E poi le banane, che come sapete io prendo verdi verdi verdi. In tante mi dite che le banane non si tengono in frigo, io preferisco tenerle in frigo, perché è vero che diventano nere, ma è un nero solamente esterno, dentro si mantengono meglio dentro al frigo. Questo per quanto riguarda gli scomparti. Passiamo velocemente allo sportello, in cui in realtà, come vedete, ci tengo veramente poche cose. Allora, qui abbiamo salsa di soia che utilizziamo quando mangiamo il sushi. Questa è un'altra salsa di soia dolce che avevo comprato, ma non ci piace molto. E non tutti lo sanno, ma la salsa di soia va tenuta in frigo, c'è scritto nell'etichetta, quindi se la tenete fuori dal frigo mettetela in frigo. Qua c'è del burro che io utilizzo veramente poco in cucina, non mi ricordo neanche quando è l'ultima volta che l'ho comprato, però lo tengo qua. Qui c'è la mia marmellata, che ormai prendo sempre solamente questa della Verso Natura Conad biologica, alle fragole, che ha rimpiazzato la mia Rigoni di Asiago. E qui c'è una cosa che penso di non aver mai comprato, cioè le alici sott'olio. Le ho comprate per fare la pasta con i broccoli, perché so che si utilizzano nella pasta con i broccoli per dare sapore, quindi le ho prese per quello. Il reparto delle uova piange miseria. Ah, anche qui intanto mi dite non levare le uova dalla confezione, che è pericoloso, ma vedete che i frigo non li fanno in maniera stupida, qui c'è proprio uno scomparto, uno sportellino che le isola, quindi non c'è pericolo, ma comunque sono uova del supermercato, quindi diciamo che il rischio di contaminazione microbiologica è abbastanza basso.
Acqua, perché noi teniamo l'acqua in frigo anche in inverno, sia a me che a Ale piace l'acqua fredda di frigo, per i bimbi la tengo fuori frigo e come vedete siamo passati ormai da tanto tempo all'acqua in vetro. Questa è un'acqua della nostra zona, ce la consegnano a domicilio, l'acquisto chiaramente è grande perché bisogna prendere molte casse, mi sembra che abbiamo 12 casse d'acqua. Però è comodissimo, prima cosa abbiamo eliminato la plastica, cosa a cui tenevo tantissimo, e poi devo dire che la consegna a domicilio è estremamente comoda. Sotto all'acqua tengo il latte. Allora, ho letto da qualche parte che il latte va tenuto nello sportello del frigo. Voi sapete che i ripiani non sono tutti uguali, ci sono dei reparti che sono più freddi e dei reparti che sono meno freddi. Per quanto riguarda gli scomparti, se non ricordo bene, l'ultimo è il più freddo e man mano che si sale è meno freddo. I due contenitori, i due cassettoni sono meno freddi perché frutta e verdura hanno bisogno di un freddo minore rispetto al resto del cibo, e il latte va tenuto sullo sportello. Se siete esperte magari confermatemi o smentitemi su queste cose che ho detto. Comunque qua c'è il latte, c'è un sacco di latte per i bimbi perché prendo il latte fresco per loro, intero e biologico, questo è della Verso Natura Conad, e di solito ne compriamo tre perché comunque e poi non ci bastano per tutta la settimana tre, perché Leonardo ne prende un biberon la mattina da 300 ml, Eva pure si prende una tazza di latte, quindi diciamo che una confezione ci basta per circa 2 giorni e un po'. E poi qua c'è invece il latte che prende Ale la mattina, tutte le mattine, e io solamente nel weekend, perché sapete che durante la settimana faccio colazione al lavoro, quindi mi prendo solamente un caffè. L'ultimo ripiano è un po' un mix, ci sono un po' di salse, ketchup e maionese, e poi ci sono le medicine che adesso non vi faccio vedere, però sono tutti gli sciroppi dei bimbi che vanno tenuti in frigo. Tra l'altro tante non lo sanno, sia la tachipirina che il Nurofen vanno tenuti in frigo. Mi era capitato di parlare con una mamma qua su YouTube che non lo sapeva, quindi leggete sempre il foglietto illustrativo perché c'è scritto tutto lì, quindi vanno tenuti in frigo. E lì ci sono ketchup e maionese per il discorso che vi facevo prima, insomma, che a casa mia comunque non demonizzo il cibo, ma si compra un po' di tutto. Vi faccio fare l'ultima panoramica. Avere un'alimentazione corretta e equilibrata e sana, secondo me, parte da qua dentro, cioè se avete un frigo fatto bene potete cucinare bene. Allora, sono andata abbastanza veloce per non annoiarvi troppo, spero di non essere andata troppo veloce, nel caso se avete curiosità o dubbi scrivetemeli qua sotto. Ultimamente sto facendo fatica a rispondere ai commenti, vi dico la verità, sto un po' arrancando, però sappiate che vi leggo sempre, cioè ogni volta che mi arriva un commento io lo leggo, però molto spesso non posso rispondere a ogni commento quando mi arriva, quindi di solito rispondo la sera dopo cena, ma ultimamente sto un pochino arrancando. Comunque voi scrivete e cerco di rispondervi, se non vi rispondo perdonatemi davvero. E niente, questo è tutto, io e i miei capelli lisci vi salutiamo, a me mi rivedete nel prossimo video, i capelli lisci non so se e quando li rivedrete. Comunque grazie per aver visto anche questo video, fatemi sapere se vi piace perché potrebbe essere così carino ogni tanto farlo, anche se in realtà l'organizzazione del frigo ormai è abbastanza questa, mi ci trovo molto bene con questa organizzazione, quindi non sono previsti cambiamenti all'orizzonte, però può essere un video carino, ecco, in alternativa allo svuota la spesa. Quindi niente, grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo, ciao!